Per 2 settimane fino al 31 ottobre l'Arco d'Augusto sarà illuminato di rosa. Il monumento simbolo della città di Aosta è stato scelto per partecipare alla campagna Nastro Rosa promossa dalla Lilt per sensibilizzare le donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. E anche quest'anno è la 22esima edizione, la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è partner in questa campagna a livello internazionale e in particolare anche in Italia. Siamo presenti anche in Valle d'Aosta con l'illuminazione di un importante monumento che è simbolo della città di Aosta, appunto l'Arco d'Augusto, per significare l'importanza della prevenzione del seno nella donna. La luce che tinge di rosa l'Arco di Augusto unirà idealmente tutta la penisola da nord a sud con tanti edifici, monumenti, fontane, piazze che resteranno illuminati per una o più notti nel mese di ottobre. Tra i più famosi il Colosseo di Roma e la guglia di UniCredit Tower a Milano. Nel mondo sono già state illuminate di rose in questi anni, tra gli altri, l'Empire State Building di New York, le cascate del Niagara, la Torre di Tokyo, il ponte di Nanpu a Shanghai. L'accensione della luce rosa ad Aosta è avvenuta giovedì 16 ottobre ed è stata accompagnata da una breve cerimonia sotto l'Arco d'Augusto alla presenza dell'assessore alla cultura Emily Rini, dell'assessore alla sanità Antonio Fosson, del sindaco di Aosta Bruno Giordano, del presidente della Lilt Salvatore Luberto e del consigliere segretario del Consiglio regionale André Lagnès. Per noi questo è un momento davvero importante perché credo che al di là del simbolo sia proprio importante il messaggio che vogliamo lanciare. Oggi la cultura nella sua più ampiezza totale abbraccia una giusta causa, quella appunto della prevenzione e della sensibilizzazione. Perché l'Arco d'Augusto? Quest'anno, come ben sappiamo, ricorre il bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto. Abbiamo fatto una serie di eventi, abbiamo promosso una serie di eventi sul territorio proprio in questa occasione. Come concludere meglio di così? Quindi dedicando il monumento simbolo della nostra città proprio a una giusta causa, quella appunto della prevenzione. Il tumore al seno resta il big killer numero uno per le donne, registrando un incremento dovuto all'allungamento dell'età media della popolazione femminile e dell'aumento dei fattori di rischio. Si dimostra una malattia in crescita soprattutto nelle donne più giovani, dato che nel 30% dei casi ad essere colpite sono persone con meno di 50 anni, fuori quindi dall'età prevista dai programmi di screening mammografico. Grazie alle nuove tecniche diagnostiche sono però in aumento anche le guarigioni per i tumori individuati in fase precoce, che arrivano ad una percentuale vicina al 90%. Tra le attività che favoriscono il successo nella lotta a questa malattia, le tante iniziative di prevenzione come questa, la campagna Nastro Rosa, che la Lega Tumori porta avanti quotidianamente in Valle d'Aosta come nel resto del paese. Noi siamo presenti per la prevenzione nelle scuole, in particolare per il tabagismo, da circa 30 anni. Siamo presenti nell'assistenza domiciliare ai malati oncologici avanzati al proprio appunto domicilio e così come con i nostri volontari per gli screening del colon retto e per attività di diffusione del messaggio di prevenzione.